notizie del TG Ora. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Cardito e della compagnia di Casoria sulla sparatoria di ieri via Pietro Donadio a Cardito, dove un 44enne sottoposto agli arresti domiciliari, Giuseppe Fuiano, è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco. Colpito ai reni, non è in pericolo di vita. Stando alla ricostruzione dei militari, il colpo è stato probabilmente sparato attraverso la porta di casa. Trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli, l'uomo è stato sottoposto all'intervento chirurgico. Rapina nei pressi della villa comunale di via San Lorenzo a Mugnano, in provincia di Napoli. Ad agire un gruppo composto da 3 ragazzini, tutti sarebbero poco più che 14enni. Uno dei 3, armato di coltello, ha intimato a una donna del luogo di consegnargli il portafogli. All'interno c'erano poco più di 15 euro. La vittima asportò poi denuncia ai carabinieri della stazione di Mugnano. Al vaglio dei militari le telecamere di videosorveglianza della zona. Una donna aveva parcheggiato la sua automobile vicino casa in Vico della Solitaria a Napoli lo scorso 28 aprile, quando l'ha ripresa ieri ha scoperto un foro nel cofano. Dopo i sopralluoghi della polizia è stata trovata uno del maggio del 1:30 dalle prime ore di sabato 28 aprile a metà giornata di ieri. Amici dei limiti dei nostri segmenti della giornata di domenica 30 aprile alla fine di aprile del 2018. Ok, sa